Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi affronteremo insieme la prima sfida del calendario plantario. Faremo insieme la prima fase. Iniziamo subito. Inquadrando con il QR del calendario plantario parte un video dove c'è Alice e Sebastiano che fanno vedere come seminare i semi della mimosa pudica. È stato molto divertente, io volevo farvelo vedere, ma non sapendo se quelle immagini le posso riprodurre, vi racconto più o meno che cosa ho visto. E sia Sebastiano che Alice hanno fatto un tutorial dove fanno vedere come seminano questi semi e dicono che si potrebbe aspettare anche i primi di marzo, ma comunque volendo possiamo usare mezza bustina e farne metà adesso e metà i primi di marzo in caso se non avessimo risultati. Fanno vedere che loro usano diversi terreni per piantare questi semini e siccome io loro terreni non ce li ho, uso il mio classico universale, il mio mix che uso di solito e vediamo un po' che cosa succede. Vabbè, partiamo, vi faccio vedere cosa faccio. Intanto questi sono i semini. I semini sono fatti così. Preparato 4 vasetti, in due metterò il mio solito, forse sarebbe meglio. Li ricopro un pochettino e adesso li bagno.
Loro nel video fanno vedere che li ricoprono con un sacchettino di plastica o con un coperchio. Io in questo caso non ce l'ho e mi sono attrezzata. Ho preso un altro di questi, un'altra ciotolina, e la andrò a mettere così, in maniera che si forma umidità. Metterò uno per così. Si formi un po' di sottovuoto. Adesso questo viene messo in un punto in casa, perché fuori fa ancora troppo freddo, alla luce, non ai raggi diretti del sole, ma alla luce. E basta. Dobbiamo solo aspettare che escano le piantine. Questa è stata la prima fase. Vediamo poi a maggio, c'è la seconda fase sul calendario e vediamo che cosa ci dice di fare. Vi ringrazio per la visione, ci vediamo domani con un altro video. Ciao ciao!